E adesso parliamo di calcio donne, Serie A2. L'Alto Adige ferma in casa la prima della classe, Mozzanica. Grande prestazione del calcio femminile Alto Adige domenica pomeriggio sul campo di casa non ha deluso, anzi la formazione biancorossa è riuscita a fermare la capolista Mozzanica, chiudendo la partita sullo 0-0. Dopo tre vittorie consecutive arriva dunque questo preziosissimo pareggio contro la prima in classifica, che porta a 5 i risultati utili per le ragazze allenate da Mister Genta. La formazione biancorossa è partita bene, giocando un primo tempo leggermente superiore alle bergamasche. Già al 7° minuto Veronica Möhling e poco dopo Stefania Rigatti al 13° sfiorano il gol. Nel secondo tempo invece partenza a razzo da parte del Mozzanica, che si presenta in diverse occasioni davanti alla porta avversaria ben difesa dalla Schroffenegger, soprattutto con la Trezzi e la Mauri. Al 36° la Trezzi fa un brutto fallo sul portiere biancorosso, che ha la peggio. Forte contusione alla mano, ma l'estremo difensore tiene duro fino alla fine della partita. Sì, devo dire che, come è stato detto all'inizio della stagione, che abbiamo una squadra competitiva, una che può far bene, e devo dire che i risultati lo dimostrano e che possiamo tranquillamente arrivare tra le prime 5 e magari fare anche ancora meglio. Al 41° l'arbitro fischia un fuorigioco dubbio alla Tonelli, ottimamente lanciata da sola al centro. Poteva essere il gol della vittoria per le biancorosse. Il calcio femminile Alto Adige stringe i denti fino alla fine, portando a casa uno splendido e meritato 0-0 contro la prima in classifica. Pareggio giusto, perché il primo tempo ho valutato che sia stato a favore nostro, nel senso abbiamo fatto molto più occasioni, loro hanno giocato un calcio migliore, questo è un dato di fatto, nel senso che il calcio che hanno espresso è un calcio da categoria superiore. Facciamo riferimento che invece nel secondo tempo la loro formazione ha giocato sicuramente molto meglio, ha fatto molte più azioni gol delle nostre, quindi tutto sommato ci sta. Io credo che ci siamo difesi molto bene, oggi abbiamo mostrato di essere in grado di difenderci contro qualsiasi formazione, abbiamo usato una tattica già utilizzata a Cervia, quindi con tre a zona e un marcamento a uomo, e abbiamo visto che i risultati ci sono stati. La partita poteva finire in qualsiasi modo, nel senso potevano vincere loro come noi e nessuno avrebbe avuto da dire nulla. Forse il pareggio in questo caso per noi è importantissimo, proprio perché ci fa capire ancora una volta che stiamo crescendo e crescendo veramente moltissimo. Per quanto riguarda la partita, io avrei voluto qualcosina in più dalle ragazze, però va benissimo, anche perché non bisogna esagerare, questo gruppo che sta dando veramente tanto.